Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che si apre parlando di opere inutili e delle manifestazioni nell'ambito della nona giornata contro le grandi opere inutili e imposte per la difesa del pianeta. A Pescara, sit-in di protesta delle associazioni ambientaliste in Piazza Muzzi, dunque in centro, con anche volantinaggio per sensibilizzare le persone, i cittadini. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Nell'ambito della giornata internazionale contro le opere inutili ci sono tante manifestazioni oggi nel paese, una anche a Pescara, questo sit-in piazzale Muzzi De Santis, per dire cosa? Sì, un po' di noi sono andati alla manifestazione NOTAV a Torino, qui manifestiamo per le opere inutili e dannose che vogliono realizzare sul nostro territorio, a partire dal grande gasdotto sul Mona Foligno, che è in fase autorizzativa e si può dire ancora di no. Sono opere fossili e noi siamo qui anche perché in questo momento stanno discutendo sul clima e la questione climatica sta diventando una questione drammatica e prioritaria, quindi è veramente incredibile che sul territorio abruzzese, un territorio anche molto bello, vogliano realizzare opere fossili come questo gasdotto, un altro gasdotto, Larino Chieti, opere che rimarranno sul nostro territorio per 50 anni, quando nel 2070, fino al 2070, quando noi entro pochi anni, pochi decenni, gli scienziati ci dicono che noi le fonti fossili le dobbiamo abbandonare. Il metano è una fonte fossile, non è pulito come si pensava, è un gas clima alterante molto pericoloso e quindi noi pensiamo che tutti i denari che poi vengono dalle tasche dei cittadini o attraverso le bollette o attraverso gli investimenti come la TAV devono essere spesi per il risanamento del territorio, per le scuole, la depurazione, tappare le perdite lungo le reti idriche. Do un dato, i 7 miliardi della TAV spendendoli in scuole potrebbero mettere a norma 3.000 scuole per i nostri ragazzi o 3.000 depuratori. Ecco, che cosa vogliamo? Vogliamo una depurazione, un'unica grande opera che è inutile perché non ha i flussi, ma anche quella sul nostro territorio vale lo stesso, perché questi gasdotti poi vanno a finire sulle bollette dei cittadini italiani. E proseguiamo con il nostro giornale, andiamo nel capoluogo di regione per parlare di politica e dei conti del comune dell'Aquila che secondo il consigliere comunale Lelio De Santis sono a rischio dissesto soprattutto a causa dei debiti relativi al progetto case. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Il comune dell'Aquila rischia il dissesto finanziario per i debiti del progetto case, un altro decreto ingiuntivo per circa 800 euro più interessi. A denunciarlo è il consigliere comunale Lelio De Santis, il capogruppo di Cambiare Insieme Italia dei Valori. Mentre la politica cittadina attende l'esito del Consiglio di Stato per il ricorso elettorale e si prepara alle regionali, dice, le attività amministrative e consigliari sono praticamente fermo. Nel frattempo aumenta l'indebitamento del comune a seguito delle pendenze debitorie accumulate negli anni e non fronteggiate in modo energico oggi, che hanno raggiunto circa 13 milioni solo per i debiti della mancata riscossione delle utenze del progetto case, reclamati ed accordati a Banca Sistema per 4,5 milioni, a Banca IFIS per 4 milioni, ad Antas per 3,5 milioni e a Banca Pharma Factoring per circa 1 milione. A questo indebitamento bisogna aggiungere l'attuale esposizione debitoria di qualche milione derivante dal mancato invio delle bollette riferite al periodo a decorrere dal febbraio 2017. E proseguiamo con il nostro telegiornale andando in Val di Sangro, dove la provincia di Chieti ha ultimato i lavori di adeguamento del ponte nuovo sul fiume Sangro, che da oggi dunque torna transitabile. Ad inizio anno inizieranno i lavori di manutenzione. Ascoltiamo Mario Pupillo, il presidente della provincia di Chieti. Avevamo promesso di riaprire per Natale, siamo in anticipo, questo grazie all'impegno della nostra struttura, in particolare l'ingegnere Cristini che oggi è in pensione, l'ingegnere Paola Campitelli, il geometro Coccia e poi gli altri ingegneri, Pasquini, Scazzariello, insomma tutta la struttura, hanno lavorato alacremente grazie alla consulenza del professor Petrangeli che ha seguito i lavori come super esperto di ponti e anche l'impresa Tenaglia che ha lavorato molto bene. Abbiamo fatto quindi questa
ristrutturazione e con le prove statiche attraverso il carico di 190 tonnellate su ogni punto, su 24 punti del ponte per vedere la resistenza allo stress, e in più abbiamo rielaborato tutti i giunti Gerber che sono stati impermeabilizzati, abbiamo rifatto l'asfalto e oggi riapriamo il ponte. Dalla prossima settimana, insomma entro l'inizio dell'anno prossimo, inizieranno i lavori di manutenzione sotto il ponte, ma questa struttura è una struttura che veramente è stata fatta bene a suo tempo, ha creato qualche problema con i famosi manicotti che ormai dovranno capire i cittadini che sono assolutamente ininfluenti sulla staticità del ponte, e quindi questa benedetta provincia che soffre tanto è riuscita a fare quest'opera in tempi veramente strettissimi. Il prossimo 11 dicembre il ministro della Giustizia Bonafede ha convocato tutti i presidenti di regione per discutere degli sportelli di prossimità che dovrebbero sopperire alla chiusura dei piccoli tribunali. Tra gli avvocati di Avezzano, che è uno dei presidi di giustizia a rischio chiusura assieme a Sulmona, Lanciano e Vasto, c'è scetticismo sull'efficacia di questi sportelli di prossimità. Il servizio da Avezzano è di Infomedia News. Abbiamo convocato questo incontro allarmati da questa iniziativa del Ministro, che ha convocato i presidenti di tutte le regioni, le 20 regioni italiane, per il giorno 11 presso il Ministero per illustrare, così è stato detto, questa figura dello sportello di prossimità che il Ministro vorrebbe applicare, attuare nei posti dove, nei luoghi dove sono stati soppressi i tribunali. Con lo sportello di prossimità non c'è giurisdizione, cioè sono due persone, tre persone, quattro persone, mettiamo al massimo, che ricevono istanze dal cittadino che vuole sapere come è andata quella causa, come depositare un atto e quant'altro. Non è l'attività giurisdizionale, sicuramente, insomma, il tribunale non c'è dove c'è lo sportello di prossimità, quindi questo ci ha particolarmente allarmato. E abbiamo, insomma, indetto questa riunione, adesso vediamo che cosa è stato deciso questo, vediamo cosa avrà illustrato, in che modo illustrerà questo sportello di prossimità il Ministro il giorno martedì, e poi ci riuniremo per fare delle iniziative, prendere una posizione anche noi su questo argomento, che se insomma, dovesse essere come noi speriamo non sia, sarà un problema grosso anche per il Tribunale d'Avezzano. E alla luce di questa novità dello sportello di prossimità, forse è ancora presto, ma che posizione assume allora la relazione, il documento che è stato presentato dalla Commissione? La relazione assume una valenza esterna allo sportello di prossimità, perché la relazione conclude con la salvezza dei quattro tribunali, che è chiaro che noi non potevamo, come Commissione non si poteva fare diversamente. È una bella iniziativa, una buona iniziativa che sottolinea la particolare conformazione, per esempio, della Regione, che vedrà soppressi, almeno è stata così costruita la legge, quattro tribunali nella zona sud dell'Abruzzo, che è una zona più grande del Molise, dove ce ne stanno tre. Mancano all'appello, e andiamo a Lanciano, 80.000 euro di stanziamenti regionali, così l'estate musicale frentana perde il suo direttore. Il maestro Renzetti infatti ha rassegnato le dimissioni, il 17 ci sarà la riunione per decidere come e se far proseguire l'estate musicale e l'attività musicale in città. Intanto cancellato il concerto gospel di Natale. Solite false promesse sui finanziamenti da parte della Regione e del Comune di Lanciano. Con queste motivazioni il maestro Donato Renzetti ha rassegnato le dimissioni da direttore artistico dell'estate musicale frentana, contestando la scarsa sensibilità dimostrata da tali istituzioni. All'Associazione Amici della Musica non sono stati liquidati i finanziamenti stabiliti per il 2018, pari a circa 80.000 euro, che ora coincidono con i debiti dell'istituzione musicale. Tra questi il mancato arrivo dei fondi regionali
per il bicentenario della morte di Fedele Fenaroli e del saldo dei previsti fondi comunali. Di conseguenza sono stati annullati il tradizionale concerto gospel di Natale, il più seguito in assoluto, e il concerto di Capodanno dell'Orchestra Giovanile Internazionale. In conseguenza delle dimissioni del noto direttore d'orchestra, la direzione dell'EMF ha convocato per il 17 dicembre l'Assemblea dei Soci per decidere in merito alla prosecuzione o cessazione dell'attività, anche per l'indisponibilità comunicata dallo stesso Comune a finanziare la prossima stagione musicale del 2019. Cambiamo argomento. Lunedì prossimo alle 16 presso la sala consiliare del Comune di Pescara si terrà la consegna dei premi Gusto Italia, la manifestazione ideata da Pino Costa e che vuole essere il giusto riconoscimento ad imprenditori ed artigiani che con amore e passione producono, trasformano e commercializzano i prodotti della terra d'Abruzzo, che hanno comunque conquistato buona parte dei mercati internazionali. Sentiamo l'intervista. Un riconoscimento a quegli imprenditori e artigiani che producono, trasformano o commercializzano i prodotti di eccellenza della nostra regione. Il premio è stato ideato per gratificare le tante aziende che producono veramente prodotti eccellenti e che fanno parte della tradizione della nostra regione e che veramente con tanti sacrifici portano avanti il loro lavoro con abnegazione. Quindi vuole essere proprio un riconoscimento a tutti loro, soprattutto per la qualità dei prodotti elaborati. 28 aziende, quindi conferiremo il premio a 28 attività, però ecco, sono aziende che fanno parte del settore enogastronomico, quindi premieremo l'olio extravergine d'oliva, i vini che sono eccellenti nella nostra regione, le carni trasformate, quindi salumifici, aziende che producono arrosticini, la famosa pecora alla Callara e poi ancora tante altre aziende, tra cui anche caseifici. Cambiamo argomento, andiamo a Loreto Aprutino, dove questo pomeriggio con il concerto nella chiesa madre di Loreto appunto iniziano le manifestazioni di avvicinamento al Natale. Tante delle iniziative organizzate dalle varie associazioni in collaborazione con il Comune Vestino, tra cui i mercatini di Natale, l'arrivo di Babbo Natale per i più piccoli, concerti e il Capodanno in piazza. Chiusura prevista chiaramente il 6 di gennaio con l'Epifania. Il programma può essere consultato sia sul sito del Comune che sui vari canali social. Il servizio è di Vestina News. Antonella Di Martile, assessore al Comune di Loreto Aprutino, presentato il calendario delle programmazioni natalizie. Che cosa si potrà vedere in questi giorni a Loreto Aprutino? Bene, innanzitutto voglio precisare che questo calendario è il frutto di una collaborazione tra l'amministrazione comunale e tutte le associazioni presenti sul territorio. Siamo riusciti finalmente ad avere un calendario ricco di iniziative, ad esempio un concerto nella chiesa di San Pietro. Ci sarà poi una tenso struttura nella zona monumento, dove al suo interno ci saranno eventi culturali e anche concerti, vari concerti. Ci sarà anche un mercatino di Natale nei giorni 22 e 23 dicembre, si chiuderà poi con una classica Befana del 6 gennaio. Tutto il programma poi è visibile sul sito del Comune di Loreto Aprutino. Federico Conciamessa, comunque le manifestazioni a Loreto Aprutino erano già iniziate nei giorni scorsi con Winter is Coming. Sì, abbiamo promosso questa sperimentale, la chiamo io, rassegna culturale invernale, perché appunto abbiamo promosso nei mesi di ottobre e novembre. La risposta del pubblico è stata più che positiva e quindi, forti anche di questo risultato, abbiamo promosso questo calendario natalizio a cui invito tutti a partecipare perché è veramente interessante e ricco. Loreto che sta puntando molto sulla cultura. Sì, puntiamo molto perché soprattutto sulla cultura locale di scrittori e artisti locali, quindi sicuramente da gennaio ripartiremo per calendarizzare un intero anno di manifestazioni culturali, sociali, sportive e non solo. Ed ora la pagina dello sport che inizia parlando del Pescara con la partita
di ieri sera all'Adriatico Cornacchia. Carpi beffato da un autogol, così il Pescara ritrova il sorriso dopo un mese in cui mancava proprio la vittoria e mancavano i tre punti. Nell'anticipo della 15ª giornata i biancazzurri, impacciati per oltre un'ora, vengono aiutati proprio dall'autogol di Mbaye e nel finale chiudono i conti con il Carpi grazie allo sprint di un Mancuso che arriva all'ottavo gol in campionato. Allora andiamo a vedere insieme il servizio della partita e poi le impressioni del 91esimo dei due allenatori. Il Pescara è tornato dopo tanta sfortuna e qualche prova sottotono. I biancazzurri hanno riassaporato allo Stadio Adriatico la gioia del successo, battendo dopo una gara complicatissima un Coriaceo Carpi per 2-0. È accaduto tutto nell'ultimo quarto d'ora con l'autorete di Mbaye al 29esimo ed il raddoppio di Mancuso allo scadere. E ora la gara con il Verona, subito una controprova importante per continuare a respirare l'aria dell'alta classifica. Pilon cambia 4 undicesimi rispetto a Perugia. Oltre all'esordio di Scognamiglio, spazio a Balzano, Melegoni e Monachello. Fra gli emiliani, debutto del portiere Piscitelli, arrivato in settimana nel 4-4-1-1 di Castori. In avanti Concas gioca a ridosso di Arrighini, unica punta di ruolo. Meno di 3.000 spettatori all'Adriatico per la concomitanza di Juventus-Inter. Dirige Belloni di Lecco in una serata umida e fredda. Prima dell'avvio di gara, minuto di raccoglimento in memoria del tecnico Gigi Radice. Dopo appena un minuto di partita, subito cartellino giallo per Sabato, colpevole di un fallo su Scognamiglio. Le prime battute di partita vedono gli emiliani propositivi al 20esimo. Sabbione, che dai 25 metri alza sopra la traversa. Passa qualche istante, Marras si ritrova tutto solo davanti al portiere del Carpi, scaricando però addosso a Piscitelli, che riesce a respingere. Fra gli ospiti Sabbione gioca inaspettatamente da mediano, creando più di qualche problema al centrocampo del Pescara. Cresce però la pressione del Delfino con Memushai, che al 27esimo in area con una bella rovesciata chiama ad una parata non difficile l'estremo emiliano. La gara è piacevole con gli ospiti che non stanno certo a guardare, con Concas che alla mezz'ora chiama Castrati ad un intervento a terra. Ancora Carpi al 33esimo con un tiro cross di Sabbione dalla destra, che vede Arrighini mancare di un soffio l'impatto con la sfera. Ora è la squadra abruzzese però a fare la partita, trovando pochi spazi nella metà campo ospite. Gli ultimi 5 minuti di primo tempo vedono il Carpi pericolosissimo, poi al 46esimo con Arrighini che di testa in area mette la sfera sull'esterno della rete, facendo correre un brivido ai 3.000 spettatori sugli spalti. Nella ripresa al secondo ospite ancora pericolosi con Jelinic, al nono minuto si infortuna seriamente Melegoni, che viene sostituito da Macin. Il giocatore esce in barella e si reca in ospedale per dei controlli. Il Carpi cerca subito di approfittarne con Jelinic, che al 14esimo, da prima del limite, chiama Castrati al salvataggio in calcio d'angolo. Gioca meglio la formazione di Castori, con il Pescara che trova il gol con Memushai al 17esimo, ma con l'annullamento di Maggioni per l'offside dell'albanese, ma anche di Scognamiglio, che aveva toccato in precedenza il pallone. Non è un periodo fortunato per i biancazzurri, che ci mettono tanta buona volontà e che si rivedono al 24esimo con un tiro di poco alto di Balzano. Il Pescara spinge al 29esimo, sembra davvero fatta per il vantaggio, ma Monachello davanti a Piscitelli si divora clamorosamente l'1-0, che arriva però qualche secondo dopo con l'autorete di Mbaye su calcio d'angolo di Brugman. Per il Delfino finalmente un po' di fortuna dopo una iella infinita. Castori non ci sta e manda in campo l'ex Piscitella e Macac per Concas e Sabbione. In campo si combatte senza esclusione di colpi con Pillon, che si copre con l'ingresso in campo di Ciofani per Monachello. Il tecnico del Pescara gioca anche nel finale la carta Palazzi, richiamando in panchina Marras. Il finale di partita questa volta è però dolce per la formazione abruzzese, che al 90esimo trova il raddoppio con Mancuso, che di potenza e prepotenza va a segnare il gol del raddoppio, andando poi ad esultare sotto la Nord. Il Pescara è tornato. Io vorrei partire proprio dalla sua esultanza sul 2-0 di Mancuso. È stata una liberazione anche per lei il raddoppio? Sì, è stata una liberazione, dove è una partita molto difficile, perché loro si sono chiusi molto bene e ripartivano veloci. Infatti ero preoccupato dalle loro ripartenze, perché erano attaccanti molto rapidi e veloci, ma i difensori sono stati molto bravi questa sera, li abbiamo chiusi bene, abbiamo fatto bene le coperture preventive e nel secondo tempo devo dire che abbiamo meritato la vittoria per le occasioni, per come abbiamo giocato, anche se nel primo tempo, nonostante una manovra lenta, le due occasioni importanti le avevamo avute. Perciò complimenti ragazzi,
sono contento di quello che stanno facendo. Credo che siamo in linea con l'obiettivo della società, nel senso che c'era stato chiesto la salvezza il prima possibile, di valorizzare i giovani, di giocare un buon calcio, di divertirsi giocando. Credo che siamo in linea con quello che in questo momento stiamo facendo. Tanta sfortuna nelle ultime gare, un pizzico di fortuna questa sera in occasione dell'autogol di Mbaye. Sì, a Perugia un gol si è fatto sulla linea in modo incredibile e stasera un autogol, il calcio è fatto così. Alle volte ti premi, alle volte no, ma sono molto contento di aver vinto questa sera, perché per me era una partita molto difficile, perché si è vista in campo e lo sapevo prima. Vittoria più importante per il morale o la classifica? Per il morale, la classifica lasciamo stare, perché ogni volta che la guardiamo ci facciamo del male. Castrati e Scognamiglio, direi due ottime prove del portiere e anche del difensore all'esordio. Sì, sì, due ottime prove sia da parte del nostro portiere, che noi ci crediamo molto, e anche di Scognamiglio, che lo aspettavamo a questi livelli e sono contento per lui. C'è stato un episodio assolutamente sfortunato, perché il gol che abbiamo preso è stato una torete, un episodio accidentale, casuale, che ha cambiato il volto del match e ne ha deciso un po' le sorti. Non si meritava di perdere, era una partita di grande equilibrio. E purtroppo è capitato questo incidente qui e abbiamo perso una gara in maniera meritata. Questo dispiace, perché noi il punto oggi si era meritato, si sarebbe meritato, e comunque non è che Pescara abbia meritato di vincere. Loro hanno capitalizzato la fortuna, l'episodio fortunato, noi purtroppo abbiamo pagato quello sfortunato. Nel primo tempo meglio la sua squadra, nella ripresa forse il Pescara ha premuto di più, al di là dell'episodio sfortunato dell'autorete del gol di Mancuso al 90esimo, è d'accordo? Il gol di Mancuso al 90esimo non c'era niente secondo me, perché ormai noi eravamo avanti per cercare di raddrizzare la gara. I primi 20 minuti abbiamo fatto noi, i primi 10 minuti siamo partiti bene nel secondo tempo, abbiamo avuto un paio di occasioni. Poi Pescara è anche normale che uscisse, no? O che tentassi di fare qualcosa di più quello che aveva fatto fino allora, perché comunque l'avevamo controllato molto bene noi. Però il gol è stato una casualità, insomma, un incidente da parte nostra, un evento fortunato per loro. Tra poco in campo la Serie C con Vicenza Teramo e la Serie D Girone F con le abruzzesi impegnate. Tra le partite spicca il derby fra Giulianova e Pineto, che chiaramente potrete seguire in diretta stadio, che inizierà subito dopo il nostro telegiornale, che dunque questa edizione più breve termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.